Carissime lettrici e carissimi lettori di Ruminanzia, oggi affrontiamo un argomento un po' complesso, un po' spinoso, ma molto importante. Noi tutti sappiamo, diciamo, che c'è un'attenzione crescente da parte di tutti, o meglio di molti, alla salubrità degli alimenti. Adesso dire tutti è sempre un po' forse ridondante, comunque di molti. La presenza dei contaminanti come agrofarmaci, sostanze farmacologicamente attive, micotossine, metalli pesanti e quant'altro comunque sono molto regolamentati a livello della Comunità Europea, cioè l'attenzione è molto elevata. Al punto che, consultando, che poi lo pubblichiamo anche abbastanza recentemente, i risultati del Piano Nazionale dei Residui del 2019 su 35.400 campioni effettuati di alimenti, diciamo, destinati all'alimentazione umana, le non conformità, diciamo, sono state molto basse, nell'ordine dello 0,1%. Però c'è un equivoco dietro a tutto questo, che è meglio chiarire. E quando si parla di conformità, non si intende l'assenza di un contaminante, cioè quando si dice che non c'è un contaminante, non è che non ci sia, è un livello però talmente basso è molto inferiore, diciamo, a quello che viene definito l'LMR o MRL, poi dipende se è l'acronimo italiano o l'inglese, cioè un limite massimo, diciamo, residuale che la legge ha stabilito, cioè un regolamento 37 del 2010, dove per ogni, diciamo, potenziale contaminante c'è un LMR ammesso. Quindi un alimento, diciamo, conforme perché comunque ha un livello inferiore a questo LMR. Questo aspetto va chiarito molto bene, perché si creano poi degli equivoci all'interno delle filiere. Vi ricordate voi lettori, abbiamo, diciamo, pubblicato con più di un articolo, poi abbiamo anche cooperato con il Fatto Alimentare, no? Sull'inchiesta che fece il Salvagente, una rivista piuttosto interessante, nel numero di febbraio, con un titolo, questa inchiesta un po', diciamo, un po' forte, no? I titoli clickbait, ombre sul latte, dove viene evidenziato, loro che cosa hanno fatto? Hanno preso una serie di campioni di latte, hanno fatto quindi latti freschi e pastorizzati, 21 referenze differenti, quindi UHT e freschi, e hanno, diciamo, cercato all'interno di questi latti la presenza di contaminanti. E sono stati trovati, diciamo, circa, sono stati cercati 25 principi attivi, soprattutto di farmaci che solitamente noi utilizziamo all'interno degli allevamenti, quindi della classe degli antibiotici, cortisonici e gli antinfiammatori. Beh, diciamo che nel 57% di questi campioni analizzati, alla fine qualcosa si è trovato. C'è da premettere, come abbiamo specificato negli articoli, che tutti e 21 i campioni di latte, quindi le confezioni presi sui scaffali della GDO, erano perfettamente conformi alla legge, per cui il latte, almeno dall'inchiesta fatta, perfettamente risponde a quelli che sono i requisiti di legge, pur tuttavia all'interno dei quali comunque qualcosa si è trovato, diciamo, con delle classi ben specifiche, eccetera. Questa, diciamo, inchiesta interessante, che ha sollevato anche un bel polverone nel nostro settore, probabilmente il Salvagente si è ispirato a una ricerca importante che è stata pubblicata nel 2020 sul Journal of Dairy Science, e all'interno del quale invece si è visto che, sempre partendo dal latte, che utilizzando delle metodiche analitiche più sensibili, alla fine sono stati rilevati delle non conformità, quasi, o meglio, dei residui quasi del 50% dei campioni di latte analizzati. Questo tema, diciamo, che stiamo affrontando oggi in questa video intervista al professor Ritieni, che vi presenterò a breve, non ha lo scopo, diciamo, di perdere del tempo oppure di trattare un argomento che può essere noioso per addetti ai lavori. Perché se voi osservate come si sta muovendo COP Italia è forse la catena più grande, diciamo, che opera nel nostro paese, COP e Conad, un po' sì. Vedete, COP sta seguendo una linea sull'antibiotic free, sul discorso di abbassare, diciamo, i residui di agrofarmaci all'interno dei prodotti vegetali che lei commercializza, al di sotto anche lì dell'LMR, per cui la GDO si sta occupando di questo argomento, per cui è, a mio avviso,
importante esserne consapevoli, prepararsi ed eventualmente, per chi è più lungimirante, cogliere questa opportunità offerta da andare al di sotto di quello che la legge consente, perché c'è anche questa possibilità. E per capire bene tutto questo siamo andati proprio alla fonte, cioè abbiamo disturbato il professore Alberto Ritieni, che è un professore ordinario di chimica degli alimenti dell'Università Federico II di Napoli, che è colui il quale ha coordinato appunto questa ricerca scientifica, per capire bene con lui alcuni aspetti. Quindi, professore, io la ringrazio a nome anche dei nostri lettori di questo tempo che ci sta concedendo. E partirei già con una prima domanda, professore. Ci può spiegare bene che cos'è questo LMR o MRL, in modo che riusciamo a capire che cosa si intende? Intanto vi ringrazio per l'ospitalità, non è solo un modo di dire, ma è proprio una cortesia, sapendo la vostra platea di ascoltatori, di persone che vi seguono, è una delle occasioni forse migliori per poter anche chiarire qualche aspetto. Detto questo, si può aggiungere qualcosa. Lo spirito è quello di questo lavoro, come anche di altre cose che noi facciamo, quello di essere di stimolo, di pungolo un pochino a tutta la filiera, qualunque essa sia, in questo caso la filiera lattiero-casearia, a migliorarsi, perché, come si dice, la perfezione non è di questo mondo, quindi riuscire ad andare un passo avanti è sempre un fatto positivo. Nel caso del latte, noi abbiamo avuto la possibilità di andare a verificare, come ha detto lei benissimo, una serie di molecole che sono o farmacologicamente attive, perché utilizzate in certi momenti dell'allevamento, oppure sono, diciamo, degli indesiderati ospiti, le micotossine, per intenderci, che nella filiera del latte sono abbastanza conosciute. Le aflatossine, ad esempio, ne rappresentano, la aflatossina M1 ne rappresenta un valore. Il valore di LMR è un valore, praticamente una soglia di sicurezza che viene posta, per cui per tutto quello che viene in qualche maniera conosciuto dalla letteratura scientifica, dagli effetti che possono esserci legati alla presenza di questa molecola, vi è chiaramente un compromesso, perché zero, come tutti quanti sappiamo, non esiste. Lo zero è un valore del tutto virtuale, perché è una questione chiaramente di solamente strumentazione, che può scendere sempre più in basso come sensibilità, essere sempre più attenta a osservare. Quindi lo zero non può essere raggiunto, però viene dato un compromesso tra quello che può essere accettabile per una questione di varia tipologia, trattamenti necessari durante l'allevamento, e la sicurezza dei consumatori che ci sono. Questo valore è un valore che offre a tutti i consumatori, sia i più grandi che i più piccoli, una dose, una soglia di sicurezza. Chiaramente, se noi ci fossimo fermati qui, come si suol dire, il progresso finisce qui, perché noi ci saremmo, come dire, basati su un numero che non è assoluto, è un numero che può sia modificarsi perché cambiano certi tipi di osservazioni, sia perché cambia proprio il contesto, diciamo, di produzione, il contesto, diciamo, della materia prima. Avendo la possibilità di analizzare questi latte, che sono, ripeto, tutti conformi, erano tutti quanti assolutamente legali, come si suol dire, cioè potevano essere sugli scaffali e non davano alcun problema ai consumatori, ma questo è un fatto abbastanza, come dire, atteso. Io non mi aspettavo qualcosa di diverso. Quello che noi abbiamo fatto era di utilizzare un metodo più performante, più avanzato, per dare a chi è operatore del settore uno strumento in più per migliorare un fattore che lei ha detto benissimo all'inizio, che è la salubrità. Cioè fornire, andando nella stessa direzione della Comunità Europea, nella stessa direzione generale, per cui il cibo è salute, e salute significa meno rischi significa meno presenza di. Questo non significa che noi vogliamo affermare che debba essersi zero. Mi permette, io sono considerato uno che usa molto le metafore, perché le metafore aiutano molto. Allora, che il colesterolo sia 180 sia ottimo, 200 già incomincia a tentennare, ma zero non è buono. Per esempio, il valore zero significherebbe che noi non stiamo bene. Quindi la tendenza è portarsi un po' più in basso del valore considerato un possibile rischio. Quanto più in basso andiamo, e tanto più attenzione significa che stiamo dando al prodotto, al processo, anche al consumatore, che chiaramente si sente più rassicurato.
se io fornisco a chi lavora nella filiera e ai consumatori stessi la certezza che c'è uno strumento che permette di fare questo, secondo me la mia mission è stata esaurita, perché io posso, chiaramente domani arriverà un collega che sarà ancora più performante, io inviterò il suo articolo, cercherò di migliorarmi a mia volta, ma la parte della ricerca è proprio questa, trovare qualcosa di innovativo. Tutti questi valori erano sicuramente al di sotto degli NMR, però per noi rappresentavano, sa, come i campanellini da lontano. Una cosa è sentirsi arrivare il treno con un fischio a 100 metri, per cui c'è qualche allarme che uno deve incominciare subito a darsi la mano, e se invece il campanellino non lo sente, anziché a 100 metri, a 10 chilometri, magari uno può dire, perfetto, allora posso incominciare già a lavorare in prospettiva, migliorare e fare quello che io teoricamente dovrei fare molto più rapidamente quando magari il tempo poi mi stringe. Con questo io permetto agli allevatori, ai produttori, insomma, a chi vuole lei della filiera di stare in campana, come si suol dire, quindi di attenzionarsi di più. Non so se ho ben chiarito. Assolutamente. Professore, una domanda. In questo regolamento, diciamo, 37-2010, vengono stabilite, diciamo, queste soglie, questi valori sotto il quale o sopra il quale c'è insicurezza o sicurezza, diciamo, per la salute. Ma secondo lei questi valori sono attuali? C'è qualcosa che deve essere revisionato? Perché molto del ragionamento anche che fecero i colleghi del Salvagente era, va bene, questo sicuramente sono livelli di sicurezza, però magari, che so, nell'alimentazione del bambino ci può essere qualche rischio, oppure non sappiamo se questo livello di contaminazione accettato dalla legge, comunque, può, che so, disturbare il microbioma umano o creare, che so, anche delle antibiotico resistente su valori così bassi. Qual è la sua opinione, professore? Allora, questo vale un po' per tante cose, non è semplicemente legato a questi LMR o a questo particolare tipo di matrice. Noi sappiamo che i bambini sono protetti per alcuni alimenti, perché chiaramente si conoscono i loro metabolismi, si conoscono il loro rapporto peso-alimentazione, per cui per alcune categorie di alimenti c'è un valore più basso di sicurezza, perché è una cosa parlare di un bambino che pesa 6 kg, 10 kg e così via, è una cosa parlare di un adulto che va dai 60-70 kg magari fin su, e non parliamo di me che sarei al sicuro ben oltre i limiti di sicurezza. Quindi chiaramente i limiti dovrebbero essere, intanto la parola limite non è un fatto assoluto, è un valore che tiene conto di una serie di cose che nel tempo si possono modificare. Noi abbiamo osservato in più di categorie che in funzione di tanti aspetti, anche socio-economici, aspetti antropologici, qualcosa che prima non era regolamentato perché non faceva parte della nostra cultura, poi viene regolamentato perché entra nel nostro quotidiano tipo di alimentazione. Oppure se c'è stato un cambiamento di processo, per cui escono fuori dei contaminanti che magari prima non erano considerati, oppure sulla base di dati osservazionali, perché magari una sorveglianza continua, diciamo così, a destare un po' di attenzione, si può dare chiaramente un limite inferiore o superiore se questa cosa invece non accade. Quindi i limiti sono un discorso non elastico, ma sensibile a quello che c'è nell'intorno. Una cosa che io propendo sempre a dire, ma questo lo faccio, mi deve consentire, perché vedo, io sono teoricamente sugli alimenti focalizzato su tutta la parte sostanzialmente tossicologica. Allora, quando io vedo che, per esempio, per i bambini, il discorso dei bambini deve essere molto più attenzionato, è una questione di maggiore, come dire, tranquillità. I bambini fino a 3 anni godono di uno scudo per molti aspetti, oltre i 3 anni sono chiaramente invece lasciati come adulti, vengono considerati adulti assolutamente identici ad una persona magari molto più grande. In questo caso può accadere, dato che il bambino poi con il latte ha un rapporto preferenziale rispetto ad un adulto, perché se ne dica, gli adulti hanno un consumo di latte sicuramente un po' più basso, magari amano di più i trasformati, per cui possiamo avere formaggi, possiamo avere la nostra mozzarella campana, insomma abbiamo tanti prodotti che sicuramente derivano dal latte, ma il bambino in sé per sé, specialmente all'inizio, è molto più legato al latte per tanti motivi. Nel momento in cui questo latte può essere in qualche maniera, seppur conforme, portatore di qualche molecola, l'uomo può crearsi la problematica, probabilmente dovrebbe essere in qualche maniera approfondita, se quel valore per quei bambini, con quel peso, quel metabolismo, quel tipo di caratteristiche, quel limite è adeguato quanto la persona adulta.
tutta. Nulla vieta che lo sia, assolutamente siamo convinti che possa essere così e che sia stato già magari ben considerato. Ma è anche vero, come ripeto, che lo stimolo è quello di dire: guardate, questo prodotto ha un mercato sui bambini molto interessante, è un prodotto che per i bambini rappresenta molto, vedete se questo limite, se queste quantità che sono assolutamente conformi nei bambini potrebbero dare un problema, magari va in qualche maniera rivisto un limite legato più al fatto che il prodotto è destinato ad una popolazione particolare. Per quanto diceva lei il discorso del microbiota, noi oggi siamo praticamente immersi in questa parola microbiota, microbioma, ormai non se ne parla, che qualunque cosa praticamente il microbiota viene tirato dentro. Quando si è parlato di resistenza antibiotica, io ho tenuto a dire che non stiamo parlando di una resistenza per cui, prendendo dei prodotti, considerando anche la presenza minima di antibiotici, noi abbiamo poi creato una resistenza del nostro organismo verso un antibiotico. Questo è un altro aspetto che non credo ci riguardi, non è quello che in qualche maniera mi interessa, mentre invece sul microbiota è diverso. Il latte passa attraverso il microbiota, perché nell'intestino la popolazione del microbiota sta tranquillamente. Se questa continua esposizione anche a piccole quantità può in qualche maniera fare pressione e modificare la composizione, il funzionamento, significa che noi in qualche maniera agiamo su una parte importante. Per me che il microbiota sia per noi, per molti, il secondo cervello, la seconda parte di noi, lo può dire in mille modi, si può declinare in tantissime maniere, però se noi creiamo una pressione sul microbiota, magari senza volere stiamo creando una pressione sul nostro organismo. Se vogliamo che questo non accada, non è possibile non prendere più latte, perché per alcune popolazioni è fondamentale, i piccoli come dicevo, ma si può fare in maniera tale che anche quella quantità magari presente possa essere tenuta sotto controllo e valutare se c'è sul microbiota un valore. Quindi magari quel limite per la persona è perfetto, però potrebbe esserci, è paradossale, potrebbe essere che quel limite che noi abbiamo in qualche maniera, in questa maniera visto attraverso la parte analitica, sul microbiota non è più così insensibile, perché il microbiota non siamo noi, è un altro mondo che ci accompagna tutti i giorni ed è il nostro gradito ospite, diciamo così. Non so se ho chiarito. È assolutamente chiaro, professore. Ma sa, forse io è una riflessione che facciamo così a voce alta, tanto siamo... noi siamo una rivista tecnica specializzata, quindi è una riflessione tra addetti ai lavori sostanzialmente. Ma potrebbe anche essere una strada, chiaramente, il non trattare, non curare gli animali, quindi entro nel campo delle molecole farmacologicamente attive, va contro ogni principio, anche del benessere animale, no? Cioè, uno dei punti fondamentali del benessere è curare un animale che sta male, e quindi non curarli, eccetera. Ma magari agire sui tempi di sospensione, allungarli di più? Allora, mi trovo d'accordo, perché, ripeto, la questione del benessere animale è primaria. Finalmente, da un po' di tempo, si è riusciti a far comprendere che l'animale, nel senso, diciamo, buono del termine, è comunque parte di noi, è considerato chiaramente un qualcosa che noi dobbiamo avere in maniera attenta nel suo stato di benessere, non deve avere chiaramente patologie. Quindi mi sta bene che ci sia l'attenzione anche attraverso dei trattamenti. Quello che è importante è che siano, ma questo vale anche, se le sembra paradossale, anche per il mondo vegetale, che i trattamenti siano fatti nei modi, nelle quantità, nei tempi e con il ritardo giusto per poi tornare ad essere disponibile. Assolutamente io non voglio che una vacca sia, come dire, non curata, se questo non è, diciamo così, è necessario, si fa. Però poi bisogna avere attenzione, perché quella vacca deve avere chiaramente il trattamento con le sostanze, come dire, autorizzate, nelle quantità autorizzate, e che poi chiaramente abbiamo il tempo di verificare che dopo non ci sia un trasferimento, come dire, involontario nel prodotto finito. Detto questo, che la vacca torni felice ad essere contenta di farsi mungere o di avere per noi latte in grande qualità e quantità, io sono contentissimo. Non siamo per abolire questo, siamo per avere un controllo e fare in maniera tale che il prodotto finale invece non sia, sia per il benessere anche dell'uomo, non sia semplicemente un pezzo della filiera. Un'ultima domanda, professore, che può essere anche un po' provocatoria, ma in senso sempre costruttivo, ovviamente. Ma non può essere, questa è più che altro una riflessione da strada, diciamo, da bar, no? Che
quando sono stati stabiliti, diciamo, gli LMR di alcune molecole, siano state utilizzate, diciamo, della strumentazione un po' vecchia rispetto magari a quella che lei ha utilizzato per fare quel, devo dire, interessantissimo lavoro pubblicato sul Journal of Dairy Science, che comunque abbiamo citato nel nostro articolo del Salvagente, quindi i lettori possono andarlo a vedere almeno nella parte abstract, eccetera, perché, eccetera. Non può essere questo, diciamo. Guardi, dottore, è quello che, se lei ricorda, una delle prime cose che ho detto, Miscia, io non posso, se io fossi semplicemente un verificatore, un controllore, allora io starei tranquillamente seduto a utilizzare metodologie ben solide, ben, come dire, affermate, e utilizzerei quelli, non avrei nessun problema. Il compito del ricercatore, che sia nel settore alimentare o in qualsiasi altro settore, è di progredire. Allora, se lei mi dice che io devo mantenere il cannocchiale di Galileo, io vedo fino probabilmente a Marte. Avrò scoperto Marte, forse Venere lo vedo, Mercurio lo immagino. Dico, adesso un paradosso. Se io mi creo il mio, come dire, cannocchiale extraterrestre, Hubble, quello che è stato e vuole lei, posso vedere a 1000 anni luce. Questo non significa che Marte e Venere adesso siano, come dire, superflui. Significa semplicemente che se io voglio vedere qualcosa, io dovessi assicurare che viaggiando nello spazio troverò un pianeta dove fare benzina lontano 1000 anni luce, lo vedo. Con il cannocchiale di Galileo mi fermerò poco più del sistema solare. Il mio vuole essere lo stimolo, proprio perché uno strumento come questo è innovativo, ma non è un prodotto marziano, è un prodotto, come dire, strumentalmente utilizzabile. Se questo può essere di aiuto a creare un maggiore livello di salubrità e di sicurezza e anche di, come dire, rassicurazione per il consumatore, ma anche per tutta la filiera, ben venga. Chiaramente da qui a farlo diventare il metodo, il golden metodo, quello che sia, non è facile. Però, ripeto, io non ho il compito di fare il controllo, ho il compito di cercare. Fare ricerca, certo. Ricerca. Nel momento in cui questo metodo viene apprezzato, ma lei mi vedrà felice come una Pasqua, se viene apprezzato da altri con noi, sa benissimo che nel nostro mondo valgono le citation, le citazioni. Allora, se il lavoro come questo è stato citato, significa evidentemente altri colleghi che avevano magari ipotizzato, pensato, con questo metodo hanno fatto il passo avanti che forse li aiuta a fare qualcosa in più. Non è una critica verso i metodi attuali, semplicemente dire possiamo vedere di più. Questo non significa che con questo si devono modificare i limiti, significa che però se i limiti li vogliessimo controllare in maniera più sensibile, devo chiamare a questo punto il lab, non posso più usare il cannocchiale di Galileo, perché il cannocchiale di Galileo mi rende ciecato. Certo. Spero che la metafora sia abbastanza chiara. È stato chiarissimo tutto ciò che ci ha illustrato. Professore, noi la ringraziamo molto del tempo che ci ha concesso, era un passaggio importante, mancava nella nostra rivista un approfondimento su questo argomento e ci permetteremo di disturbarla ancora, perché il nostro mondo è molto fluido e l'allevamento soprattutto intensivo è molto attenzionato dai media e dalla gente, quindi è giusto anche rispondere con argomenti, insomma, e fare cultura intorno a questo. Facciamo anche tutta una fatica a far capire che ci sono falsi miti, le fake news, e ci sono le scientifiche che magari possono pure non essere graditissime, o sono quantomeno solide. I miti, certo, o quello che magari può sembrare vero, la lasciano il tempo che trovo. Purtroppo vivono di più i miti sulla rete che le verità scientifiche, questo è un danno per me. È vero. Benissimo. Grazie ancora allora, professore. Grazie a tutti voi ancora e speriamo di risentirci presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci.